mi occupa in tante regioni, dalla Sicilia fino ad arrivare al Piemonte, alla Liguria, dove ho candidato anche un collega che è Giovanni Toti. Però quello che ritengo opportuno siano le radici di una persona. Io sono saronnese, sono cresciuta qui, ormai sono 30 anni che mi sopportate, temo che mi dovrete sopportare ancora, e questo è un valore secondo me importante, quello di essere legati alla propria terra, di essere legati a dove si è nati, ricordarsi anche da dove si arriva, perché spesse volte i deputati o i parlamentari decidono di andare a Milano, di vivere a Roma, di non farsi vedere più sul territorio, e questo sì, io sì Gianfranco, ma tanti altri siamo sempre rimasti sul campo e ci abbiamo messo la faccia, come alcuni temi chiave che Saronno deve avere. Primo, la sicurezza. Penso che tutti di voi abbiate letto le mie battaglie, le battaglie di Forza Italia contro le occupazioni abusive, contro una Saronno non sicura, una Saronno militarizzata per persone che devono manifestare non pacificamente. Perché vedete, come è successo a Milano, succede anche a Saronno. Gente che scende con il bastone per manifestare, gente che non scende a volto scoperto ma deve usare il casco. Noi il casco lo usiamo in moto, noi il casco lo usiamo per la sicurezza, invece altri lo usano per nascondersi dalle forze dell'ordine e da noi. Questo Saronno noi non lo vogliamo, non vogliamo camionette della polizia che sono costrette non a tutelare i cittadini, ma a tutelare semplicemente un gruppo di persone che continuano a devastare la nostra città con i muri e nessuno li pulisce. Quindi chiunque girerà Saronno, e avremo anche un saronnese doc lunedì, perché il papà del presidente Berlusconi è nato a Saronno, ha studiato a Saronno, si è diplomato a Saronno, e il presidente Silvio Berlusconi ha vissuto qui per 3 anni, quindi anche lui vedrà come è cambiata questa città, naturalmente in peggio, già gli ho descritto alcuni aspetti. A maggior ragione ha detto: io verrò nella provincia di Varese, che è dal 97 che il presidente Berlusconi, in un accordo anche con l'amico Bossi, aveva detto: io nella provincia di Varese la lascio a te. Invece ritorna per noi, ritorna per Pierluigi Gilli, ritorna perché è affezionato a questa città e dobbiamo cambiarla insieme. Altro aspetto chiave: noi dobbiamo parlare di temi concreti, ma non solo parlare, dire che cosa facciamo e che cosa abbiamo fatto, dare delle risposte. Immigrazione. L'immigrazione è un tema caro a Forza Italia, è un tema caro al Partito Popolare Europeo, è un tema caro anche a Unione Italiana. Bene, che cosa abbiamo fatto come Forza Italia, come UDC e NCD? Abbiamo approvato le quote obbligatorie. Attenzione, attenzione su questo, perché per ora sono solo per i profughi, ma io martedì, quando andrò a Strasburgo, chiederò anche per i clandestini, perché non è possibile avere delle quote solo per quelle 20.000 persone e le altre 200.000 rimangono in groppa all'Italia. Questo non è possibile, abbiamo un'alleanza con i maltesi per portarla avanti, però in Europa bisogna andare. In Europa bisogna essere presente, quindi bisogna capire i problemi del territorio, ma bisogna avere anche il massimo di presenze in Parlamento per portare avanti temi come il Made in Italy, carissimo ai nostri artigiani e alle nostre imprese. Per questo anche il presidente Berlusconi lunedì farà un giro tra le aziende e le eccellenze dell'imprenditorialità saronnese. Per poi concludere, qui non ho visto il mio amico Fausto, stai scappando, vieni su Fausto. Fausto, i pensionati non si devono nascondere, sono una delle categorie più massacrate dal governo Renzi, vieni qui assolutamente con noi. Anche perché il presidente Berlusconi ha deciso alle 2 di lunedì di incontrare i pensionati, di incontrare oltre i simpatizzanti che saranno presenti, proprio voi, perché avete un problema grosso, che è quello del rimborso che vi spetta delle pensioni che vi sono state tolte. Quindi questa sarà una lotta che Forza Italia, assieme a tutti gli altri partiti della coalizione che vediamo qui oggi presenti a Saronno, vorranno portare avanti. A voi questo, i soldi spettano e li dovete avere, soprattutto per coloro che non hanno pensioni d'oro, perché ora sembra che chi abbia 1500 euro sia un ricco ormai, sia una pensione effettivamente d'oro. Invece no, bisogna far capire al governo Renzi che questo non è assolutamente la soluzione, quella di togliere da una parte e poi darvi il contentino degli 80 euro, contentino che manco viene a voi, perché quello è soldi dati ai dipendenti, coloro che già hanno un lavoro. Quindi noi lotteremo su questi punti, e poi
caro Fausto, tu che hai una grande esperienza, io sono restata affascinata dalla tua presentazione, perché in tema di rottamazione hai detto chi è cretino a 20 anni lo è anche 80, ma questa è una grandissima verità e lo viene a dimostrarci costantemente. Però vedi, caro Fausto, io ho visto che dai grandi io dovrei imparare, ma da alcuni grandi non devo imparare, perché un sindaco che viene a mentire sul fatto della città europea dello sport nel momento in cui un certo Fassino, che non mi sembra proprio delle Forze Italia, a me pare proprio del PD, sindaco di Torino, manda una lettera, perché qui bisogna dirci le cose come stanno e le si dicono in piazza, però non ci si chiude in una conferenza stampa, lo si fa in faccia, tu per tu. Un caro sindaco Fassino ha mandato una lettera, ha fatto un bel gesto a tutti i sindaci d'Italia per dire candidatevi e portate la vostra città come città europea dello sport. Bene, abbiamo trovato una persona che ha dormito su questa lettera, che è il sindaco Porro, che l'ha sottoscritta non essendo del PD, ma amando la propria città, ha detto caro sindaco, questo è il modulo, questa è la lettera, proponiti. Proponiti come città dello sport, anche perché io sono vicepresidente di tutta questa associazione e volevo che la mia città potesse avere questo riconoscimento. Bene, l'abbiamo ottenuto, ma un grazie deve essere dato alle associazioni sportive, perché questo non è un timbro politico, questo è tutti per chi ama la propria città e per chi la vuol portare avanti, e questo è un aspetto fondamentale. Quindi vedi, io ringrazio Pierluigi Gilli, e qui ci diciamo le cose in faccia, ma in modo molto molto chiaro. Tanti dicono ma perché Pier ritorna? Pier ritorna perché abbiamo bisogno di esperienza, abbiamo bisogno di una persona che assieme a una squadra nuova, una squadra che vedete anche come candidati, entri in gamba tesa in comune, entri in gamba tesa e sappia dove mettere le mani, e non le mani nelle tasche dei cittadini, le mani per fare un'amministrazione concreta, perché io ricordo ancora i dipendenti del comune come erano sereni e lavoravano quando c'era Gigli e come ora si lamentano per una diversa amministrazione. Mi spiace, ma la mia voce sta andando via perché i gazebi di queste settimane sono stati molti, ma è sempre un piacere essere qui nella mia città insieme a voi. Forza Gigli, perché abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di una nuova squadra, di una nuova Saronno che parta dall'esperienza per raggiungere una nuova realtà. Expo, punto di domanda, il vuoto. Saronno poteva essere al centro di questo con una serie di iniziative, io non ne ho sentita una, anzi avvisatemi per questo, perché non del comune, infatti me l'ha ricordata che una c'è per grazie ai cittadini, perché i cittadini saronesi sono molto attenti e molto capaci, invece l'amministrazione no. Caso strano, non si ricandida il sindaco come non si ricandiderà Pisapia. Proprio per questo noi dobbiamo assolutamente andare a votare, portare gli amici a votare. Si vota solamente domenica, anche se è un weekend abbastanza lungo del ponte, ma dobbiamo essere responsabili per la nostra città. Se vogliamo cambiarla, io non ho ancora trovato una persona che mi dica sono felice di vivere a Saronno così, Saronno com'è, bisogna andare a votare, votare Gigli, perché l'esperienza in questo caso conta più di qualsiasi altro tipo di rottamazione. Sì, volentieri.